2015 qui a Roma, la Fiera di Roma, siamo in uno stand con dei cosplay. Allora, siamo con Nicoletta e questo è il cosplay di Atena di Cavalieri dello Zodiaco. Che mi dicevi è un anime? Sì. E invece qui siamo con un'altra anime. Alessandra. Che oggi è Ryuko di Kill la Kill. Ryuko, eccola qua. Può alzare la spada? Ah, che poi è una forbice a metà, bellissimo. Oh, come l'hai fatto? No? Questa l'hai già comprato o l'hai fatto tu? Questa qua l'ho fatta io, è fatta di tre strati di legno. Legno. Lo strato centrale, che è tutta quanta la lama, in parte del manico. E poi altri due strati più piccoli che appunto rinforzano il manico e fanno pesa? La parte... Un pochino, non troppo. Veramente bella. Veramente, veramente bella, proprio come il personaggio, ce l'ha così? Sì, sì. E poi ha la particolarità, questa qui che ho costruito io, che si apre Si apre addirittura. E diventa... Molto, molto bella, ingegnoso. Tu che fai? Qualche scuola di arte oppure? No, io ho studiato design. Design, si vede appunto che c'è il tocco dell'esperto, modellista. Del modellista. Invece qui siamo. Sono la sorella. Ah, sono le sorelle. E questo è fatto pure tu da te? Sì, il legno. Il legno. Sempre anche questi sono tutti strati che qui sono attaccati con una vite centrale. Vite centrale. Bello, molto bello. Quindi c'è anche un po' di scultura, no? Di manipolazione, no? Di taglio, come si chiama? Anche un po' di progettazione, anche la spina, tutto ricoperto in tinta pelle, anche tutto quanto le varie parti. Va bene, quindi è interessantissimo, anche perché poi si crea con più stimolo quando poi si espone, no? in una situazione del genere, sì, credo. Poi, in generale, quando si pensa al personaggio magari ci si vuole anche sfidare nel riuscire a realizzare tutti i pezzi, anche quelli più complessi, anche le armi. Benissimo. Buon proseguimento, grazie. Grazie. Ciao. Grazie.